dentro categoria imprese e categoria innovazione. Il premio è Eccellenza dell'anno, Innovazione and Leadership, Performance Marketing. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere la prima media tech company in Italia nel performance marketing che in pochi anni è riuscita a imporsi nel mercato come interlocutore di fiducia per brand multinazionali, quadruplicando il fatturato e mettendo a segno un'acquisizione societaria strategica, modello di imprenditoria del Sud Italia giovane e dinamico. E andiamo a vedere chi si aggiudica il premio. Spin Up. E ho il piacere di avere con me, di essere collegato con noi, quindi Antonio Romano, CEO and Founder di Spin Up. Grazie, ben trovato. Salve, salve, grazie, grazie a voi. Abbiamo letto tante Innanzitutto. cose importanti nella motivazione, e tra poco ne parleremo. Prima, naturalmente, un commento. C'è da essere entusiasti di questo risultato perché riuscire a creare un posizionamento distintivo in un settore in forte crescita come performance marketing è stata una grande sfida. Farlo, al sud, a Napoli. E avete citato tra le motivazioni la prima MedTech Company. Noi, la nostra mission è quella di unire tecnologia e marketing per deliverare performance. Solitamente sono ambiti che difficilmente vengono uniti. Noi abbiamo creato una sinergia valorizzata soprattutto attraverso l'acquisizione di una tech company il 25 giugno di quest'anno. Un'operazione studiata durante il lockdown che ci ha consentito di creare un posizionamento unico, distintivo, valorizzando quella che è stata la crescita negli ultimi anni. Spin Up, che ho fondato nel 2017, ha mostrato un tasso di crescita, un CAGR del 146%. Quest'anno, nonostante la situazione che tutti conosciamo, raddoppieremo il fatturato portandoci a 3 milioni di euro rispetto al circa 1,5 milioni fatto l'anno precedente e un ulteriore premio rispetto anche a quello ricevuto lo scorso anno dal MadCon in Dubai che ci ha posizionati tra le 100 top società al mondo nel marketing e dove ci hanno appunto premiati per questo DNA Tech che ci ha consentito di entrare in primari brand e clienti riuscendo a crescere portando innovazione, soprattutto nonostante in questo periodo, insomma, perché Certo. siamo. È così. Sì, no, dicevo certo, assolutamente in questo periodo giustamente bisogna porre l'accento su questo. Guardi, le faccio già la mia seconda domanda, che poi è un po' una prosecuzione di quello che lei stava già dicendo. Mi piace l'espressione DNA Tech, e appunto in questo momento avere un DNA Tech sicuramente aiuta. Assolutamente. Noi riusciamo a mettere in contatto i brand con gli utenti attraverso l'intelligenza artificiale. Uno dei nostri prodotti di punta sono i chatbot, quindi parliamo di marketing conversazionale che ci consente di generare performance lead qualificati per gli utenti e abbiamo in pipe due prodotti che lanceremo a breve, che hanno la finalità di digitalizzare tutti i funnel di acquisizione, cercando di arrivare all'utente e far completare all'utente tutto il processo di acquisto in settori chiave strategici nei quali operiamo, come quello telco, energy, settore insurance e finance. Abbiamo inoltre un'ulteriore ambizione, quella di raddoppiare il fatturato per l'anno prossimo. In realtà, a inizio anno fatturavamo poco più di 150.000 euro mese e stiamo chiudendo l'anno come fatturato mese a 500.000 di euro. E questo è dovuto grazie alla tecnologia che ci consente di crescere così tanto, nonostante appunto, ripeto, il periodo e introducendo dentro i nostri clienti tanta innovazione che ci sta premiando, ecco. Vabbè, insomma, ha detto poco, no? Innovazione, anche questo è un punto fermo per guardare al futuro in questo momento. Conferma, insomma, quindi.
Assolutamente, assolutamente. Penso che sia ormai diventato un po' il paradigma, un fondamentale da Certo. seguire. E come tutte le crisi e i momenti, quelle variabili esogene che si impongono sul mercato, che rompono poi gli equilibri, ci impongono dei cambiamenti. E i cambiamenti che abbiamo assistito quest'anno sono un esempio, e sono certo che questo deve comunque diventare per noi una sfida verso apertura a nuove frontiere, e noi cercheremo di portare i nostri modi di fare performance anche fuori dall'Italia. Ed è una sfida sempre che ci poniamo per il prossimo anno. Va bene, io naturalmente vi faccio ancora i complimenti per questo riconoscimento e ringrazio Antonio Romano, CEO and founder di SpinUp, e insomma, al prossimo premio. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.